Ecco qui, caro amico Aldo, che sta guardando qualcosa di particolare. Si sente un suono angelico. Aldo, ma che stai ascoltando? Che stai vedendo? Veramente in questo momento mi trovo in un'altra dimensione. Perché? Una dimensione, non so, questa musica del maestro mi porta in una dimensione molto, molto leggera. Angelica quasi. Angelica. Guarda, forse non esistono parole per descrivere. Quindi abbiamo fatto bene quest'anno a dargli il premio. Ma guarda, veramente non per gli altri premi che abbiamo fatto, però ecco, un maestro del genere, costruttore di zamboni, è un patrimonio che bisogna. Ma come con la Sone, visto? Una cosa. È un qualcosa di veramente che mette la pelle d'oca. Fantastico. Grazie Piero. Cioè, grazie Piero. Aldo, lui si chiama Piero Ricci, mi hai mai confuso, però hai visto come suona. Riprendiamo, questo è un video che gli ho fatto. Questo qua è un video che gli ho fatto al Ponte d'Annibale a Cusano Mutri. Ma anche lo scenario di. Appunto. Sì, quindi quest'anno c'è da dire che parleremo della nona edizione del premio Terra Laboris. Caro Anno, siamo arrivati a 9. Siamo 9 anni più vecchi. Beh, non ce ne sentiamo, Come al solito quest'anno hai fatto come un altro pezzo unico e irripetibile che non è uguale agli altri e giustamente l'hai arricchito con la zampogna. L'abbiamo personalizzato per il maestro con la zampogna. E l'orgoglio della nostra terra. Come viene dal Molise, i Sernini, quindi anche lui regnicolo della terra del regno. Quindi maestro, auguri. E che pozza cambace andando, grazie, noi appresso a Issa che Dio ce lo porti in gloria. Ci come vedi, di quando ci è possibile. Quindi stavolta ti sei proprio sbilanciato, è un premio che senti anche perché a Napoli. Ma lo sento. Tu maestro principale, qui Zambugnara a Napoli avete un rapporto anche, particolare. Anche, sì. Anche se gli altri premi sono sempre un vanto della nostra terra. Però quest'anno mi ha dato qualcosa in più, mi ha trasmesso qualcosa in più. Perché voi avete un rapporto con i Zambugnari particolare, quindi particolare, sì. Devo dire grazie al maestro. E dimmi un po', chissà quante pasture Zambugnari hai fatto fino a mo'. Zambugnari non deve mai mancare su un presepe. Roppeggi su bambini a stare un Zambugnari. C'è da stare un Zambugnari, come c'è da stare Benina, ma un Zambugnari io c'è la Mellai, c'è da stare sempre. E quindi noi siamo contenti sempre di quello quindi che ci hai dato. La trasmissione del papà e figlio, Zambugnari e Ciaramellaio, la trasmissione che dovremmo portare noi avanti con i nostri figli. Aldo, noi come associazione ti ringraziamo perché grazie a te Enrico Napolitano questo premio è arrivato alla nona edizione, non perché si poteva anche, noi continueremo sempre, però grazie al vostro prodotto, al vostro omaggio di questa cornupone in arte presepiale, è veramente qualcosa di incredibilmente bello, unico, originale e senza di voi non lo potremmo mai fare. Quindi a nome di tutta l'alta delega di lavoro, a nome della mia associazione, continuiamo sempre a dirti grazie. Io vi ringrazio a voi per avermi dato l'onore di partecipare troppo buono ai vostri premi e alle vostre eccellenze. Grazie Aldo. Ecco un ultimo primo piano. Vogliamo dire già, sta scritto Pietro Ricci perché abbiamo voluto mettere il nome di battesimo, sì. Perché Pietro Ricci, mentre poi in arte si fa chiamare Piero Ricci. Grazie ancora. Grazie ancora.